assunto nel capitolo Lombardia per la trasparenza. Poi la nostra vicepresidente Mantovani, abbiamo parlato anche, ha illustrato in giunta la relazione sulla questione Stamina, e la illustrerà lui. Allora, Lombardia per la trasparenza. Abbiamo approvato nuove regole per gli enti e le società partecipate del sistema regionale. Questo nuovo sistema, queste nuove regole prevedono più controlli da parte di Regione Lombardia. I dipendenti e le gli enti dipendenti e le società partecipate concorrono agli obiettivi regionali e al contenimento della spesa pubblica. In particolare è prevista una riduzione del 10% dei dirigenti degli enti entro il 31 dicembre e le società partecipate devono ridurre i costi relativi ai dirigenti del 5%. Diminuirà del 50% il rapporto spese personale spese correnti. Abbiamo introdotto, deliberato il blocco delle nuove assunzioni al 40% rispetto ai pensionamenti dell'anno precedente e infine e inoltre maggiori controlli da parte della Regione, taglio delle spese per consulenze, eventi e missioni e partecipazione di enti e società controllate agli obblighi di prevenzione della corruzione e trasparenza. Tutti i risparmi di questi interventi di riduzione delle spese confluiscono in un fondo costituito presso Finlombarda che sarà dedicato al sostegno delle micro, piccole e medie imprese lombarde. Anche per Aver abbiamo deciso un intervento sotto questo aspetto. Sono introdotte direttive per aumentare l'efficienza amministrativa, maggiori controlli da parte di Regione Lombardia e indirizzi per l'incremento dell'offerta abitativa. Queste sono le nuove regole unificate per gli enti e le società partecipate. Poi abbiamo approvato anche il piano annuale del Comitato Controlli sulla Regione e sugli enti, il piano di attività 2014. La parte più importante è questa, un nuovo sistema di tracciabilità informatica degli appalti, che si applica pubblici, che si applicherà anche agli appalti Expo, attraverso la radiografia della filiera dei contratti e degli appalti e la tracciabilità totale del denaro pubblico speso per le opere. Sempre nel piano di attività 2014 c'è azioni incentivanti nel settore economico, modalità di gestione diverse e più efficaci del recupero crediti, ricognizione, monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, l'adozione di un modello semplificato di prevenzione dei rischi e di miglioramento nell'affidamento di risorse pubbliche all'esterno, liste di attesa, gestione, rilevazione, monitoraggio e azioni correttive sulle liste di attesa per ricoveri e prestazioni ambulatoriali, monitoraggio dei piani di azione in corso di attuazione e infine un rafforzamento dei controlli di ASL e Regione sul sistema sanitario regionale anche attraverso esperti. Infine, terzo punto, abbiamo approvato un primo piano regionale di prevenzione della corruzione che prevede alcune misure. Il piano fornisce un quadro di esposizione al rischio di corruzione e stabilisce misure idonee a prevenirlo, questo fenomeno. Attraverso attività di formazione a livello generale per tutti i dipendenti su competenze tematiche etica e legalità e a livello specifico per il responsabile della prevenzione, i referenti, i componenti, i dirigenti e i funzionari addetti alle aree a rischio. Voglio illustrarvi questa buona notizia che arriva per la Regione Lombardia da questa classifica dei 400 cervelli della ricerca biomedica mondiale
pubblicata dalla rivista European Journal of Clinical Investigation. Di questi 400 scienziati al mondo ritenuti il top nella ricerca biomedica mondiale, 6 sono italiani e di questi 6, 5 lavorano nelle strutture sanitarie della regione Lombardia. Voglio sottolineare questi due punti che sono la conclusione, che la normativa vigente non prevede alcun passaggio autorizzativo formale in capo alla regione e nessuna autorizzazione è stata richiesta e nessun provvedimento autorizzativo risulta essere stato emanato dalla regione Lombardia.